Sono Loredana Rossi, presidente dell'Associazione Transessuale Napoli. Questo evento non è una kermesse di gambe e di bellezza, questo veramente è un evento che è stato fatto perché nel 92 una persona transessuale è stata cacciata fuori dalla kermesse di Miss Italia solo perché era non geneticamente donna. Quindi da allora è nata questa provocazione con questo evento. E si è portata avanti 22 anni, dopo 22 anni dobbiamo dire che forse Napoli ha portato fortuna, perché tre giorni fa l'organizzatrice della Miss Italia ha detto che probabilmente nel 2015 ci sarà una persona, anche se verranno selezionate anche persone transessuali. Alleluia, alleluia, è un atto traguardo raggiunto. Perché la prima città itinerante che abbiamo scelto, una città che è nella cultura e nel DNA il cosiddetto femminiello, per noi è un'emozione. Io sono 22 anni che organizzo questa manifestazione, la battaglia è sempre la stessa, purtroppo ritardo molto 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 sui diritti, ma non dobbiamo perdere la speranza. Credo che qualche segnale lo stia dando, stupidamente forse per molti, ma è per noi un segnale importante. Il concorso di Miss Italia ha aperto le porte alle figure persone transessuali. Io avevo uno scopo, quello di averlo raggiunto, spero che sia l'inizio di una grande soluzione di molti problemi che le persone transessuali hanno. Grazie. Si è mai vissuto un concorso di tutte le vincitrici delle precedenti edizioni? Allora, non si è mai tenuto un concorso di tutte le vincitrici delle precedenti edizioni, perché considerate che sono 22 anni e alcune di noi siamo molto molto attente a non mostrarci, perché magari c'è una qualche ruga in più, che è un segno di maturità, un segno di sicuramente di equilibrio, ma insomma, io non l'ho ancora fatto, lascio a qualcuno l'idea di poterlo fare. Grazie. Quando la squadra viene qua, tornate e vi fermate, ok? Vai, una dietro l'altra, tutte, veloci, forza, una dietro l'altra. Prego, prego. Ragazze, forza. Una dietro l'altra, non c'è bisogno dell'ordine, prego, prego. Cerchiate tutte di mettervi qua sul palchetto più grande per fare una foto. Facciamo le file di sfilare. Quanta bellezza su questo palco! Quanto lucidio! A Napoli ci sono dei soli in più stasera!
Bianchi. Disegnatissima la faccia da Dan Mary. Lo diciamo criticata però. Bene, allora, signora? Eccomi qua, mix critica! Piccole trasgressioni, premia la nostra amica. Allora, la critica, il numero 29, Marta. No? Mette la fascia Joe Sensation. Facciamo salire numero 9, Top Model, vai! Numero 2, Berlino, Sud America, vieni amore, numero 2, Top Model, numero 2. Creato dal presidente di giuria, la nostra Miss Top Model 2015. Allora, Sud Americana, vince! Ma bene, raccontiamoci, arriviamo a 22 di Miss Trans Sud America, il numero 8, Melissa!
colore, vieni qui. La fascia di Miss Trans Italia 2014. La corona. Vai. Allora, siete pronti? Possiamo colorare Alessia? La possiamo colorare? Certo. Allora. Alessia! Alessia! Ti inizio in corona Alessia Cinquegrano! Vai! Allora! Allora non piangete, che è il momento, vi ho ospitato, scusa Alessia, la domanda a chi dedichi questa vittoria? Allora, alle ragazze e alla mamma come sempre! Grazie! Pensi che ti cambierà la vita da questo momento in poi? Spero che mi cambierà, in particolare la dedico anche alla famiglia del mio ragazzo, che purtroppo non sono mai presente. Bravo Ale. Come ti sveglierai domani? Come pensi che ti sveglierai? Spero che riesco a dormire, la verità. Spero che riesco a dormire. Io già sono molto emozionato ogni volta che partecipo al concorso e a Miss Europa sono arrivata seconda. Eppure è stata una bellissima esperienza, ma mo stasera purtroppo non reggo sulle gambe. Alle tue amiche lo consigli di partecipare a questo concorso? Sì, è stata una bellissima cosa e in piazza è stata ancora più bella. Non vi riesco a parlare, sono troppo... Grazie a tutti comunque.